Ciao a tutti, sono Cristian Andreotti, insegno Aikido dal 1997. Questa disciplina è presente nel nostro paese dagli anni 70, ma ancora oggi molti mi chiedono che cos'è. In questo breve video vi spiegherò che cos'è l'Aikido. L'Aikido è una disciplina di origine giapponese diffusa un po' in tutto il mondo. Blue marble. The picture shows a beautiful full view of the earth. Comunemente si traduce la parola Aikido con la via dell'armonia. In realtà sono tre kanji. Il primo, li vedete stampati sulla mia maglietta, è Ai, armonia. Il secondo, Ki, energia. E il terzo è Do, la via. Possiamo dire che Ai, armonia, è il principio fondante dell'Aikido. Quindi, come obiettivo ultimo abbiamo proprio il raggiungimento dell'armonia. Armonia con noi stessi, armonia con gli altri, armonia con tutto ciò che ci circonda. L'Aikido fa parte dei Budo, di quell'insieme di discipline tradizionali che fanno riferimento ai samurai, i guerrieri giapponesi, e che si pensa possano dare un contributo alla crescita e alla formazione delle persone e della società in definitiva. L'Aikido e il Budo quindi trasmettono dei valori che possono essere l'onestà, lo spirito di sacrificio, l'umiltà, eccetera. Sono tutti educati, tutti sorridono e si profondono in inglese. L'Aikido e il Budo vengono identificati in Occidente come arti marziali. Quel insieme normalmente molto vasto di discipline che studiano il combattimento. Anche nell'Aikido si studiano tecniche di combattimento, soprattutto la finalità non è più quella del samurai di fare la guerra, sono tecniche esclusivamente di difesa, ma che sono strumento per veicolare quei principi di cui parlavamo prima e soprattutto l'armonia. Quindi possiamo dire che in una situazione di conflitto, di caos, noi nell'Aikido cerchiamo di ristabilire un ordine, ristabilire armonia. Molti di voi mi chiedono: ma qual è la differenza tra l'aikido, il judo, il karate? Beh, un po' l'abbiamo detto, l'aikido è la via dell'armonia, nel judo ju, il principio fondante, per esempio, invece è la cedevolezza, quindi lo spirito di adattamento. E poi c'è un'altra grande differenza: nell'Aikido non ci sono gare né competizioni, non si organizza tutto ciò proprio per il principio dell'armonia, non ci sono né vincitori né vinti nell'Aikido. Abbiamo citato il judo, sappiamo essere uno sport olimpico, quindi quelle che sono le arti marziali fanno parte del mondo dello sport. Anche l'Aikido possiamo dire essere uno sport, anche se non lo è in senso stretto. Non organizziamo, come abbiamo già detto, gare, non ci sono competizioni, ma è uno sport in quanto è un'attività motoria e si porta dietro tutti quei benefici, del movimento, che noi sappiamo essere far bene alla salute. Riassumendo, l'Aikido è uno sport che fa bene, ci aiuta a socializzare,
è un'arte marziale, quindi si studiano delle tecniche di difesa e soprattutto è una disciplina educativa, quindi attraverso l'aikido si trasmettono dei valori. Il primo di questi è l'armonia ed è importante. Chi di noi non vorrebbe essere in armonia con se stessi, con la propria fidanzata o fidanzato, con i propri figli o essere in armonia con tutto ciò che ci circonda? Va bene, se vi è piaciuto questo video mettete un like in descrizione e condividetelo perché così funzionano i social network. Ciao! Non è che vi ho detto tutto tutto sull'aikido, questa era una breve descrizione, ma hanno scritto libri su questa disciplina, quindi in descrizione vi metto qualche suggerimento di lettura e like.